selezionata ricerca di oggetti nelle teche di questo chiostro, nella città dell'oro, in un appuntamento così importante come quello della Fiera dell'Antiquariato, il consolidare di queste edizioni, questi appuntamenti che sono sempre molto frequentati e molto apprezzati, è davvero una bella cosa, credo che sarà assolutamente un'abitudine da conservare e da preservare. Ecco l'allarma vincente di gioiello in vetrina, la mostra mercato di preziosi nel chiostro della biblioteca di Arezzo, ideata da Confcommercio insieme a Federpreziosi. Difficilmente si può trovare questo connubio in altre fiere, quindi è un'opportunità per loro per venire qui e guardare, gustarsi il piacere di guardare un gioiello, ma anche di comprare e di poter acquistare un gioiello. Questa è la ditta Sant'Agostino, è una ditta che produce tutti oggetti unici, quindi manifattura molto alta, quindi vengono disegnati e costruiti. Non esiste al mondo in questo momento un gioiello uguale a questo. Giunta alla sua terza edizione, l'iniziativa ha letteralmente incantato i visitatori della Fiera Antiquaria di Arezzo, che oltre ad ammirare i gioielli vintage e la loro storia, può portarsi a casa il meglio dell'oreficeria aretina. Queste spille in corallo mi ricordano quando i miei nonni vendevano in gioielleria, ero piccolino, li vedevo vendere e il corallo si vendeva molto e comunque si continua a vendere, quindi sono proprio cose originali dell'epoca. Ecco, nelle sue teche vediamo dei pezzi unici anche siglati 1R. Sì, sono dei bracciali degli anni 50, pezzi unici che non si trovano in giro, si trovano anche al museo dell'1R. Insomma, chi se lo mette al braccio, si mette al braccio un pezzo di storia. Sì, un pezzo di storia di Arezzo e delle aziende che l'hanno fatto l'immagine di questa città. Un binomio tra gioielli e storia arricchito dall'arte. Presente infatti anche la restauratrice Laura Ghezzi, che realizzerà in diretta un affresco, ed il maestro orafo Carlo Badii, che mostrerà al pubblico l'antica tecnica della lavorazione a sbalzo, già utilizzata per esempio dagli Etruschi. Come avviene per esempio per l'affresco, viene fatto tutto con un cesello appunto, viene fatto tutto il disegno, riportato il disegno facendo dei piccoli segni che sono il riferimento per poter battere poi da rovescio, e poi si batte da rovescio e dalla parte anteriore bisogna però saper modellare per poter dare i volumi giusti.